Non ricordo esattamente dove eravamo, ma mi sembrava che avessimo fatto, quindi guarderò adesso gli appunti di qualcuno, mi sembra che avessimo fatto la definizione, diciamo, stile matematico del prodotto scalare, del prodotto vettore e qualche semplice esemplificazione, giusto? Sì. Ok. C'è un'esemplificazione che ho fatto all'altro gruppo che voglio farvi adesso perché verrà usato ripetutamente nella seconda parte del corso. Quindi è un'anticipazione, poi riprenderò il discorso usuale. Allora, succederà che io trasformerò un... Per esempio, immaginate che questo quaderno qui, adesso capirete perché è tutto pieno, è tutto bianco, beh, anche perché spesso ho le mani ingessate, ma capirete tra un attimo. Questo è un... immaginatelo una piastrella, un elemento di area, ok? E scelta l'unità di misura, l'area sarà tot centimetri quadri, metri quadri, quello che sarà. Questa tegola potrebbe essere orientata in tanti modi, può essere orizzontale, se questo fosse un pannello solare, magari e volessi sfruttare al meglio l'energia che sta venendo sotto forma di radiazione elettromagnetica da quella lampadina, ovviamente la potrei inclinare, no? Per sfruttare meglio, è ovvio che messa così non intercetterebbe l'energia radiante. Se io voglio intercettarla in maniera efficace, il massimo lo metto, come potete immaginare, così, no? Il problema è di disporre i pannelli solari sui tetti e orientarli nella direzione dove si presume che il sole stia, no? Durante l'arco della giornata. Quindi io posso orientare questa piastrella in tanti modi, orizzontale, inclinato verso di voi, messo così. Per descrivere questo problema di orientare una piastrella, i matematici hanno inventato una bella idea, la trasformiamo in un vettore. Cioè creerò un vettore, magari indico con la lettera, non voglio scrivere la parola area, magari la indicate con A, con una freccia. Questo vettore, cosa hanno i vettori? Hanno due caratteristiche. Hanno un modulo, e sapete calcolare il modulo, no? Una volta che uno sceglie assi cartesiani ortonormali, sapete calcolare il modulo di un vettore. Cosa fate? Fate il prodotto scalare del vettore per se stesso e estraete la radice quadrata. E il prodotto scalare, quando si usano le U, i famosi versori ortonormalizzati, è molto semplice, perché prodotto scalare di un vettore per se stesso diventa ax al quadrato più ay al quadrato più zy al quadrato. Questo è il modulo quadro, si estrae dalla radice quadrata positiva, quello è il modulo. Quindi questo vettore avrà un modulo e il modulo sarà proprio l'area. Qual è la direzione? Qual è la direzione del vettore? Allora l'idea è questa. Uso uno di questi piccolini, eh? Io associerò un vettore a questa piastrella, che avrà modulo l'area, i metri quadri. Quale sarà la direzione? Allora, si usa la mano destra, quindi qua sotto in realtà c'è il prodotto vettore, lo vedremo magari più in là, ma c'è la mano destra, che è il tormentone del corso. E io voglio associare questa parcella a un vettore che sia perpendicolare alla piastrella. Quindi se la piastrella è messa così, il vettore è così. Se è messa così, il vettore è così. Se è messa così, il vettore è così. Ma qual è la direzione del vettore? Sta puntando di là o sta puntando di qua? Per il momento dovete immaginare una retta che è perpendicolare alla piastrella. Ok? Quindi l'area, la piastrella, l'orientazione verrà descritta dalla linea che è perpendicolare alla piastrella. Ma io poi voglio scegliere, voglio orientare questa linea, voglio avere un vettore che abbia un verso. Si usa la mano destra e farò una cosa del genere. Tracerò sul quaderno nero una freccia, pensando di percorrerla così, in senso anti-orario, come lo vedete voi, oppure in senso orario. Ho due opzioni, orario o anti-orario, quale faccio? Allora, tiro fuori il mio portamonete, sono ricco, ho un euro, su un lato c'è una faccia, chi è questa faccia? Non lo riconosco.
e uno con la, col parrucchino, quindi potrebbe essere Goethe, chissà chi è. Quindi su, una su un lato c'è la faccia, sull'altro c'è, il continente europeo, ok? Quindi io farò testa croce, testa è la testa, va bene? Trac, e devo decidere cosa faccio, se è testa faccio anti-orario, se è croce orario, ok? Mi sono già dimenticato, cosa faccio con la testa? Anti-orario. Testa, anti-orario, quindi ho la piastrella qua e decido di far così, anti-orario, quindi è in questo verso, ok? La vedete? Adesso è un peccato che questo sia opaco, perché se fosse un pezzo di plexiglass o trasparente, voi notereste che vedendolo girare così, anche siamo, guardate la mano destra, il pollice esce, quindi io decido di orientare questa piastrella con la freccia uscente verso di voi. Se io sono di qua, io la vedo andare orario, ma la freccia è sempre verso di voi. Qua lo vedo anti-orario, viene verso di me. Qua lo vedo orario, se fosse trasparente, ma va verso di voi. Vedete? Che io sia qua o che sia qua, la freccia è sempre verso di voi. Se fosse venuta, croce, avrei la stessa piastrella, l'avrei, dov'è il gesso? Ecco qua. L'avrei fatto così. E quindi sarebbe stato così, voi la vedevate andare verso la lavagna, io la vedo verso di me. Voi la vedete orario, io la vedo anti-orario, ma la direzione della freccia è sempre, la stessa. Quindi con questa idea qua, io prendo una piastrella, decido, un elemento di aria, non necessariamente è una piastrella fisica, è una piastrella matematica. È un elemento di area matematica e io decido arbitrariamente di orientarlo, quindi posso orientarlo pensando di seguire la, il contorno così in modo che la freccia vada verso l'alto. Questa è una scelta del tutto arbitraria, ma avendo fatto quella scelta ecco che ho il vettore area. Adesso nella seconda parte del corso noi avremo dei vettori, tipo il vettore elettrico, il vettore magnetico, il vettore densità di corrente elettrica. E immaginate che in questa zona dello spazio ci sia un campo elettrico. Ne abbiamo visto l'altro giorno, no? L'idea di un campo elettromagnetico. Questo è un campo elettrico e questa freccia bianca è, l'area, è il vettore area. Ecco che io posso fare il prodotto scalare tra questi due. E questo prodotto scalare è uno dei più importanti del corso di fisica. Si indica con la lettera φ, ci metto un pedice per ricordarmi che è, costruito con questo signore qua. Cos'è? È il prodotto scalare di questa freccia E per la freccia area. E questo si chiama il flusso del campo elettrico. La parola campo magari è nuova per voi, ma mettete, se volete, del vettore elettrico dove? Flusso dove? Attraverso, l'area, l'elemento di area, ok? Questa idea del flusso viene, metto via le monete, se no qualche studente me li fa sparire. Questa idea del flusso nasce dall'idea della, per esempio, voi quando avete, se io avessi un, la storia del pannello solare, no? Ho un flusso di energia, ho dell'energia che sta viaggiando, e lo scopo della piastrella è intercettarlo. Quindi, quando è che la piastrella non intercetterà alcuna energia da quella lampada? Quando l'angolo tra il vettore area, che sia orientato così o che sia orientato così, quando è che non avrò il pannello solare non intercetterà alcuna energia? Quando è a 90 gradi, questo vettore area è a 90 gradi rispetto al flusso di, alla direzione del, dell'arrivo dell'energia. Quando è che avrò il flusso massimo? Perché cos'è un prodotto scalare?
Questo qui è il modulo del campo del vettore elettrico, il modulo del vettore area, e questo è proprio l'area, no? Metro quadro, 10 metri quadri, 20 centimetri quadri. Per l'angolo tra i due vettori, questo angolo qua. E quindi vedete che il flusso è zero quando il vettore area, cioè la piastrella, è orientata nella direzione perpendicolare all'arrivo dell'energia elettromagnetica. Ok? Quando la massima quando è che intercetto la massima energia? Quando l'angolo è a 0 gradi oppure a 180 gradi. D'accordo? Quindi potete intuire questo concetto, sicuramente importante. È anche utile nella vita, perché se qualcuno entrasse qua dentro, un terrorista, e con un'ita sparasse, qual è il modo in cui vi conviene mettere il vostro corpo? Avete mai visto i duelli nei film in costume del 1700-1600? Se voi state così, cioè se lui ha la pistola e spara verso di me, voi come state? Così? O state così? Offrite un'area minore, no? Questa è l'idea. Avete il flusso di particelle che arrivano. Quante particelle il vostro corpo intercetterà? Dipende da come orientate il corpo. È un'idea molto semplice. Va bene, quindi questo è un esempio che ho fatto all'altro gruppo e ci tenevo, perché sarà un tormentone del corso. È ovvio che se io oriento... notate questo. L'orientazione dell'area era arbitraria. Era arbitraria. Quindi il valore algebrico di questo flusso in fondo è arbitrario, perché avendo orientato l'area così, il prodotto scalare che segno avrà? Questo è un numero, no? Spero che stiate studiando, un prodotto scalare è un numero, no? Che può essere 0, può essere maggiore di 0 e può essere minore di 0. In questo caso il prodotto scalare che segno ha? È positivo, perché vedete che i due vettori sono più o meno nella stessa direzione. In realtà il campo elettrico può essere scomposto in una parte che è perpendicolare alla superficie e una parte che è nella stessa direzione della superficie. È ovvio che questa parte qua, questo è un ripasso della notazione l'altro giorno, no? Questa parte che è perpendicolare all'elemento dell'area non dà prodotto scalare, perché è a 90 gradi, non contribuisce al prodotto scalare. Invece questo pezzo, che è la parte, se volete, parallela a chi? Al vettore area, quello contribuisce sì, ma contribuisce con un segno meno, perché ha la stessa direzione. Ma quindi in questo caso, avendo orientato l'elemento area in questo modo, questo prodotto scalare è maggiore di zero. Ma se fosse venuto fuori col lancio della monetina, o semplicemente per una decisione presa così, di orientare l'elemento di area in maniera diversa, se avessi orientato l'elemento di area con il vettore, quindi facendo con le dita così, quindi col vettore A verso il basso, con lo stesso campo elettrico, avrei avuto un prodotto scalare negativo. Ok? Quindi positivo o negativo dipenderà non tanto dal vettore E, ma da come voi orientate la superficie. Va bene, ne poi vedremo ancora queste cose, ma volevo dirvelo perché l'ho detto all'altro gruppo e mi cerco di dirvi le stesse cose. Alcuni commenti che avrei potuto fare l'altro giorno, ma ero proprio stanco. Del moto circolare uniforme, se questo è il moto circolare, questa è la traiettoria, qual è la differenza tra legge oraria e traiettoria? La traiettoria è il luogo dei punti nello spazio, questo nel piano, che verrà occupata dalla particella nel passare del tempo. Se io conosco dove sarà istante per istante, conosco molta più informazione, perché so esattamente non solo che passerà lungo questa strada circolare, ma so che a mezzogiorno si troverà qui. Ok, quello è la legge oraria, so di più. Quindi avevamo fatto, adesso non ricordo i colori che ho scelto, avevamo forse in blu, per esempio, quando la particella qui, in blu avevo deciso di disegnare il vettore posizione, cioè il vettore orientato dall'origine alla posizione della particella. Credo di aver scelto il rosso o l'arancione per il vettore velocità, che era un vettore che era tangente alla traiettoria, giusto?
Tangente alla traiettoria. Poi credo che fosse giallo, era il vettore accelerazione, che nel caso del moto circolare uniforme, viene fuori, nel caso del moto circolare uniforme, viene fuori che l'accelerazione è rivolta proprio verso l'origine, sempre istante per istante. Quindi voglio che voi prendiate le formule della posizione, dell'accelerazione, della velocità e dell'accelerazione e verifichiate che nel moto circolare uniforme, cioè prendete quei moti là, che dovete verificare che R prodotto scalare V quanto varrà? Per il moto circolare uniforme la velocità è tangente alla traiettoria, d'accordo, sempre, ma per un moto circolare uniforme la vettore posizione va dall'origine alla posizione e il vettore che è tangente è perpendicolare al vettore blu, quindi voi dovete verificare che questo vale 0. 0 cosa? Quello è uno 0 che ha dimensioni. Che dimensioni ha? Ha una lunghezza quadro diviso un tempo. Questo è una lunghezza quadro, quindi nel sistema internazionale questi saranno metri quadri secondi alla meno 1. Questo è nel sistema internazionale, si intende, eh? Vi ho detto che il sistema internazionale è quello dove si misurano le lunghezze nei metri, i tempi in secondi, le masse, che non sappiamo ancora cosa sono, in chilogrammi. Poi nella seconda parte del corso si misurano le correnti in ampere o le cariche in coulomb. Verificate che la velocità è perpendicolare, cioè è ortogonale all'accelerazione, verificatelo. E ovviamente che dimensioni ha questo? Uno zero di che tipo? Questo è una lunghezza diviso il tempo, questo è una lunghezza diviso il tempo al quadrato, quindi questo è uno zero che è un metro quadro secondo alla meno 3. Non hanno un nome, però non è uno zero, non è un zero puro, questo è il concetto. Mi perdoni se la obbligo a seguirmi, cerco di muovermi il meno possibile. Ok, mi muovo molto lentamente. Flash Gordon. Calcolate il prodotto scalare del vettore R e l'accelerazione. Calcolatelo, cosa viene fuori? È un numero positivo o negativo? Positivo o negativo? Negativo! Perché è negativo? Perché R e A sono antiparalleli, no? Quindi voi vedete dalla figura che R è perpendicolare alla velocità, la velocità è perpendicolare all'accelerazione e R è antiparallele, magari uso questa notazione qua, due frecce però sono antiparallele tra di loro, quindi il prodotto scalare sarà negativo. E quanto vale? D'accordo? Fate queste cose, avrei potuto farle assieme a voi, ma mi è passato di mente allo stato. Quindi esercizio dato. Ok. Devo pensare bene, ho una indecisione se fare una cosa adesso o farlo sto pomeriggio. Lo voglio fare adesso, perché sto pomeriggio vorrei cominciare con dei discorsi di fisica. Per ora questa qua che sto facendo è cinematica. Quindi la descrizione del movimento usando forme di matematica, no? Che alla fine è geometria analitica ma scritta in forma vettoriale. Va bene? Silenzio per cortesia. A proposito, una domanda, state guardando i filmati? State guardando il sito? Ok. Perché se io ho l'impressione che non guardate i filmati, al di là del voi che voi dite sì. Trust but verify. Abbiate fiducia, devo aver fiducia, devo verificare. Quindi se io ho l'impressione con una verifica che non guardate i film e non guardate il materiale in rete, io cancello il mio sito e dirò al professor Jacobiello di togliere i filmati. Quindi sono là per voi, se non li usate la tentazione di toglierli ci viene. Allora, il prodotto vettore sembra complicato da ricordare, no? Se io vi do
Per esempio, se io vi do un vettore che è... Facciamo un problema di matematica adesso, quindi i vettori che scriverò non avranno dimensioni, non è ancora un problema di fisica, è un problema di matematica. Se io per esempio ho il vettore 3 u di x più 4 u di y più, che so, 0 u di z, è un altro vettore b che è uguale a 2 u di x più 0 u di y più, che so, meno 3 u di z, potrei chiedervi qual è l'angolo tra questi vettori. Sono storti questi vettori? Se sono storti c'è un angolo che è diverso da zero. Che angolo è? Chiaramente nello spazio, perché se questo è l'asse x, y, z e questi sono i vettori così, se sono messi nel piano, se sono messi così avviene in questo piano, ma potrei essere orientato nello spazio, no? Voi, anche io giro il mio asse x, y, qual è l'angolo, individuo in un piano, qual è questo angolo? L'abbiamo fatto l'esercizio, volete farlo adesso? Dovete consegnare tra 5 minuti con nome, cognome, matricola e poi io prendo giù i voti, no? Nelle università americane fanno così, fanno esercizi in classe, esercizi a compiti a casa, gli studenti portano e parte del voto finale sono... Com'è nella scuola? Cosa fareste? L'abbiamo fatto l'altro giorno, quindi sfidatevi a calcolare l'angolo. Qual è l'angolo? In radianti? Poi convertitelo in gradi se vi va. Che angolo è? Qual è il prodotto scalare? Questo è il più semplice, no? Perché è 3 per 2 che fa 6, più 4 per 0 che è 0, quindi rimane 6, più di nuovo questo è 0 per 3, quindi 6. Però lo scalare è più stupido, più semplice, no? L'angolo è un po' più complicato, cos'è che fate? L'angolo, il coseno dell'angolo, vi ricordo la formula, è A prodotto scalare B diviso il modulo di A, il modulo di B. Questo è pure stupido. Ovviamente dovete sapere cos'è il modulo. Il modulo di A è 3 al quadrato più 4 al quadrato. Il modulo di B è 2 al quadrato più 3 al quadrato. Quindi i moduli sono falsi, quindi così. Il prodotto vettore, come si fa? Questo è il più rognoso, no? Intanto uno deve decidere se A per B o B per A. E ricordarsi che è importante sapere chi è a sinistra e chi è a destra. E se si scambia l'ordine si introduce un segno meno. Chi è? E qua dovete arrotolarvi le maniche, no? E avete quei 9 addendi, tre dei quali, quelli lungo la diagonale principale, sono zeri, quelli fuori non lo sono, però i dirimpettai hanno segni opposti e dovete con molta pazienza, per esempio, se vi chiedo qual è la componente, che so, cominciamo dalla prima, x, cosa fate? Qual è la componente x di quello? Dovete usare dovete prendere una componente di A e moltiplicarlo per una componente di B, ma e poi fare una componente, dovete usare i pedici, quali pedici? Mi sto esprimendo male stamattina. Quali pedici dovete usare? Cioè di qua, cosa dovete usare qua? Dovete usare i pedici Y e Z, giusto? Quindi qua ci sarà AY, BZ, poi ci sarà meno con i pedici scambiati. Quindi AZ, BY, però non sapete, se non state là a pensare, chi dei due è veramente positivo. Sapete che tra di loro hanno un segno opposto, ma chi è veramente positivo? È questo? È quindi questo negativo? Oppure c'è un segno meno davanti a questo, facendo questo veramente positivo? E questo, no? Il segno, quindi uno deve mettersi giù e pensare. Allora vi insegno un altro trucco. Certo che lo potete fare, piega semplicemente più tempo. Quello che vi sto per insegnare lo userò nel corso, quindi fa parte del programma, lo chiederò all'orale. È un po' di matematica, però lo userò pesantemente. Allora, ho cancellato il vettore qua. A x, u di x, a di y, u di y, a di z, u di z. E B,
l'umidità, l'età. Troppo piccolo, mi sfugge di mano. Supponete che questi siano i due vettori e volete moltiplicarli vettorialmente A per B, quindi la A sarà a sinistra, quindi volete fare A prodotto vettore B. Allora farete una cosa del genere: sto per disegnare o scrivere una disposizione di 9 simboli in 3 righe e 3 colonne. Ok? Queste saranno le righe, queste sono le colonne. Nella prima riga scrivo i versori. Chi sono i versori? Sono questi. Ok? E vi ricordo che in alcuni libri usano la lettera I per la UX, la lettera J e la lettera K, ok? Io userò le U. Scriverò nella prima riga i versori, che sono tre, quindi sarà una riga con tre cose. Non li sto sommando, sono proprio scritte singolarmente. Faccio una disposizione dei simboli UX, UY e UDZ. Nella seconda riga metto le componenti del primo fattore, leggendo da sinistra verso destra, quindi di A. Quindi metto AX, AY, AZ. Nella terza riga di questa disposizione metto i componenti del secondo fattore, da sinistra verso destra, quindi da B. BX, BY, BZ. Poi la notazione è che devo tirare due linee verticali, così. Ok? Adesso, questo è un piccolo ripasso di matematica. Una disposizione di 4 numeri, attenzione, vi dico subito, questa è una disposizione che non è di 9 numeri, perché la prima riga è di versori, sono vettori. I numeri sono questi. Quindi questa è una disposizione ibrida. Una prima riga è di vettori, le altre due righe sono numeri. Adesso faccio un passo indietro, matematica. Scriverò una disposizione 2x2 di 4 numeri. Quindi chiamiamolo, so, A, B, C e D. Questi sono numeri. E magari uso una parentesi quadra così. Questa si chiama una matrice 2x2, due righe, due colonne. Definisco il determinante, lo scrivo così, di una matrice 2x2, questo qui, matrice 2x2. Per familiarizzarvi con la notazione, forse vi chiedo, datemi, mi dica professore, esistono matrici diverse o esistono solo 2x2? Ah, per esempio, questa matrice qua, che tipo di matrice è? È un numero 1x1. Questa matrice qua sarà due righe, tre colonne. Quindi dovete ricordare righe, colonne. Prima la parola riga, poi la parola colonna. Riga, colonna, riga, colonna, riga, colonna. Non dite colonna, riga, sbaglia tutto. Riga, colonna, ditela 10 volte e non la dimenticherete più. Riga, colonna. Questa adesso userò, siccome la posizione di questo D, dov'è? Per esempio, guardiamo questa qua, che è quante righe? 2 e quante colonne. Quindi questa è una matrice 2x3. 2x3, due righe, tre colonne. Questa è una matrice 3x2, riga colonna, prima la riga, e battaglia navale, ok?
Allora, siccome non voglio esaurire tutti i... Guardate, questo signore qua dov'è? Appartiene alla prima riga, prima colonna. Questa chi è? Prima riga, seconda colonna. Questa chi è? Terza riga, prima colonna. Quindi voi potete localizzare, come in battaglia navale, dove si trova il numero, se specificate a quale riga appartiene e a quale colonna. Se volete, sono una specie di coordinate cartesiane, ma discrete, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Battaglia navale, giusto? Allora, invece di usare i numeri all'interno della matrice così, uso proprio questa idea che specificherò la posizione di un numero all'interno della matrice con due pedici. Il primo pedice sarà in quale riga appartiene, la seconda pedice a quale colonna. Quindi questa è una matrice A 1 1, prima riga, prima colonna, A 1 2, A 1 3, magari vado avanti, A 1 4. A, prima riga, prima colonna, prima riga, seconda colonna, no? Questa sarà la seconda riga, prima colonna, la seconda riga, seconda colonna, la seconda riga, terza colonna, la seconda riga, quarta colonna. E faccio un, e mi fermo qua. Ok? Questa è una matrice... 3 righe e 4 colonne, è un 3x4, e vedete che ogni elemento della matrice so dov'è quando decido di quando specifico i pedici. Siamo d'accordo? Molto semplice. Questa è la notazione generale delle matrici. Avrò qualcosa di più da dire tra un attimo. Prima voglio farvi il proto scalare, il proto vettore, scusate. Quindi questa è una matrice 2x2, 2 righe e 2 colonne. Se volete posso usare la notazione di battaglia navale, e quindi questo è A11, A12, A22, bravi, 22, ok? Cos'è il determinante? Definizione, che si può anche scrivere così. Perché è un risparmio di gesso, no? Questo sarà una specie di determinante. Definizione di determinante. Si parte dalla definizione di un determinante in matrice 2x2. È questo per questo meno questo per quello. La definizione. Forse con la notazione A, B, C, D era più facile da leggere, però la userò la notazione, perché dobbiamo imparare a gestire questa della notazione battaglia navale. Quindi è A per D meno B per C, questo per questo meno questo per questo. Quindi con la notazione battaglia navale è un po' più impegnativo, però A11 per A22 meno A12 per A21, ok? Va bene? Questa è la definizione determinante in matrice 2x2. Ma esistono anche matrici diverse da 2x2. Vi dico cose che forse qualcuno ha fatto queste cose alle scuole superiori. Chi non le ha fatte? Un buon numero di persone. Io faccio fisica, non faccio matematica, vi sto dando solo un po' di nozioni per imparare questo trucco. Che è veramente potente e la userò durante il corso, dovete padroneggiarlo. Chi non la sa all'orale, dico, guardi, torni un'altra volta. Allora, i determinanti, proprietà della definizione, se volete un teorema, possono essere fatti solo con matrice quadrata. E cos'è una matrice quadrata? È una matrice dove il numero di righe e il numero di colonne è uguale. Per esempio, le matrici che erano qua, 3x2, non è quadrata. Invece una matrice 3x3, 4x4, 27x27 sono matrici quadrate. Di matrici quadrate si possono fare determinanti. Allora, immaginate questa sia una matrice 3x3, A11, A12, A13. Quindi di nuovo guardate i pedici. Riga colonna, tatuata da qualche parte. Riga colonna, riga colonna. Seconda riga, prima colonna, seconda riga, seconda colonna, seconda riga, terza colonna, terza riga, prima colonna, terza riga, seconda colonna, terza riga, terza colonna. Questa è la vostra matrice.
E io voglio dirvi cos'è il determinante, perché sto per fare la stessa cosa qua. Quello che vi sto per dire sarà riciclato qua. Quindi se volete, siccome voglio risparmiare il gesso, io voglio sapere cos'è questo, ok? Il determinante. Allora, quello che sto per farvi si chiama la regola di Cramer. Qualcuno se lo ricorda? Immagino che quelli che hanno detto che non avevano mai visto questa cosa, a maggior ragione non hanno sentito parlare di Cramer, giusto? No, stia qua. Chiedo quindi al Signore di inquadrare me solo quando è evidente che voglio che gli studenti mi guardino, perché sto usando le mani o facendo qualcosa. Se invece c'è una cosa qui, è importante lì, cioè, serve la mia faccia. Anzi, sono rimasto inorridito guardando i filmati. Dalla mia voce, dalla pronuncia fortemente americana e ovviamente dall'aspetto. Infatti ho cambiato look perché quel ciuffo. Io non mi guardo nello specchio la mattina, non mi piace, quindi io mi lavo i denti con gli occhi chiusi, passo così con la spazzola, mi pettino, però non mi guardo lo specchio, quindi io non mi guardo lo specchio. Che è questo oggetto? Regola di Cramer, è una regola molto semplice, cioè è come un gioco, ok? C'ha le sue regole. Attenzione, quello che voglio fare è prendere questo determinante di una matrice 3x3 e voglio in qualche modo scomporlo in matrici 2x2, perché le matrici 2x2 io so qual è il determinante, no? È il prodotto dei pezzi dei due sulla diagonale principale meno il prodotto di quelli fuori dalla diagonale. Quindi il determinante 2x2 so cos'è, è una definizione. Devo scomporre questo in tante matrici 2x2. Questa è l'idea. Allora, io deciderò di scegliere di espandere, quindi io voglio espandere questo determinante, e posso espanderlo scegliendo una riga o una colonna qualsiasi. Quindi io espando scegliendo, che so, la seconda riga. Io decido di espandere con questa qua. Quindi forse è il caso di usare gesso, no, tanto spero di non sporcare troppo la scrittura. Io decido di espandere così, ho la libertà di espandere per righe o colonne. Capirete cosa intendo per espandere adesso, quando lo metto in atto. Ma ho scelto del tutto arbitrariamente di usare una riga, la seconda, avrei potuto scegliere qualsiasi colonna pure. Espando. Allora, cosa faccio? Comincio con questo signore qua, dalla prima colonna, ok? Scrivo giù lui, A21, lo moltiplico per meno 1 alla, forse lì, per meno 1 elevato a, alla somma dei pedici, quindi alla 2 più 1. Cosa c'è? Quindi ho preso lui, l'ho moltiplicato per meno 1 alla somma dei suoi pedici. Poi apro una parentesi e guardate, adesso avendo scelto questo signore, faccio qua, io sto pensando a lui. Adesso, nella mia testa, perché se lo faccio col gesso o con la matita, rapidamente il grafico diventerà, la cosa diventerà difficile da leggere. Nella mia testa, ah che bello c'ho qui. Questo a che colonna appartiene? Alla prima colonna, alla seconda riga. Quindi io adesso, con questi, mentalmente cancello la seconda riga e la prima colonna. Quindi la seconda riga, prima colonna, quindi cancello la seconda riga, prima colonna, e guardate, ho quattro numeri che sopravvivono, ho questo, questo e questo, questo, ok? E faccio quello che scriverò dentro la parentesi, è il determinante di quello, quindi facciamo così, va?
Lo scrivo per esteso. Così capite, questo è A1,2, A1,3, A3,2 e A. Non so scrivere stamattina, questo doveva essere una A, invece comunque fa una schifezza. Quindi quella O, mentalmente cancellando la riga e la colonna, la riga e la colonna a cui appartiene quello lì, isolo quattro elementi, mancano 10 minuti per il cellulare, d'accordo? Andiamo avanti. Più passo a lui, quindi scrivo lui moltiplicato per meno 1 alla, quindi scriviamo così, meno 1 alla 2 più 2, che devo moltiplicare per il determinante della matrice 2 per 2, che individuo una volta che ho cancellato la riga, mentalmente si intende, la riga, la colonna di quel signore là. Quindi quando cancello mentalmente la seconda riga e la seconda colonna, ecco che ho questo, questo, questo e questo. Lo vedete? Quindi ho A11, A13, A31 e A33. E poi ho l'ultimo, che è questo signore qua. Quindi è meno 1 elevato alla somma dei suoi pedici, quindi i suoi pedici sono 2 più 3. E poi ho il determinante di chi? Quindi qua ho la, quindi sono A1, questi qua, tac 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 tac. A11, A12, A31 e A32. Guardate qua, stamattina proprio scrivo male. Proprio mi fa male la mano stamattina. Ok? Questa è la regola di Cramer. Vi sfido a scegliere, fate una matrice con 9 numeri, una matrice 3x3. Mettete dentro dei numeri e divertitevi a calcolare il determinante scegliendo qualsiasi riga o colonna per espandere e fate la stessa ricetta. Quindi è semplice, no? Quindi io potevo per esempio scegliere questa riga qua, per esempio facciamola, scriviamo rapidamente nei pochi secondi, che quindi avete un'altra alternativa. Il determinante è anche uguale, quindi il teorema di Cramer dice otterrete lo stesso risultato se la calcolate espandendo come vi pare. Quindi adesso io espando sulla terza colonna gialla, va bene? Quindi cosa sarà? Meno 1 ovviamente, io espando partendo dalla prima riga, quindi e devo fare A alla 1, 3, quindi A 1 più 3, coraggio, state zitti, dai. Quindi questo è questi due. E lascio a voi fare l'ultimo. No, controllate che non stia sbagliando. Guarda la lavagna, guardate. Ok? Quella è la regola di Cramer. Come si applica qua? Qua la cosa è che questo qui non è quello dentro le righe verticali, non è una matrice. Perché una matrice dovrebbe avere elementi tutti numeri. Questa è una specie di pseudo matrice, questo è un pseudo determinante. Non è un vero, è un pseudo determinante, ma la natura, la matematica, e ci viene determinante, l'ho scritto giusto?
voi dovete espandere, siete obbligati ad espandere per la regola di Cramer secondo questa riga qua. Ok? Questo è il vostro obbligo. Quindi non avete la libertà di fare quello che volete. Dovete espandere lungo quella riga. Dovete espandere lungo la riga dei versori. E quindi la scriviamo, anche se suona la pausa, voi fate quello che volete, io la scriverò e riprenderò la lezione dopo averla scritta. Ok? Questo qua, UX, moltiplicato per meno 1 alla 1 più 1, perché? Perché a partire dalla prima riga, prima colonna, questo a partire dalla prima riga, prima colonna, qual è adesso l'oggetto che scrivo qua? È il determinante della matrice 2x2 individuata cancellando mentalmente la prima riga, la prima colonna, ok? Quella del versore X. Quindi una volta che cancello questo e questo, ecco là il determinante, è questo oggetto di quattro numeri qua, cioè devo fare il determinante di questa matricetta qua. Quindi a y, cos'ho stamattina? Non riesco proprio a scrivere decentemente. A y per bz meno az per by. Quanto vale 1 più 1? 2. Quanto vale meno 1 alla 2? Più 1. Quindi questa cosa qua vale più 1. Quindi questo mi sta dicendo che la componente x di c, questa roba qua, questa roba qua è cx, che è la componente x del prodotto scalare. E mi dice i segni con cui entra, vedete come viene fuori? Vedete che la cx fa uso dei pedici y e z e mi dice chi è positivo e chi è negativo. Facciamo la componente y di c più, quindi devo fare adesso, devo espandere lungo questo che appartiene alla prima riga, certo, è la riga dei versori, la prima riga è la riga dei versori. Alla seconda colonna, perché mi interessa la versore y, mi interessa la componente y, quindi scrivo uy. Uy appartiene alla prima riga, seconda colonna, quindi questo è meno 1 alla 1 più 2. Questo, attenzione, è meno 1. Meno 1 alla 3 è meno 1. Però apro perché devo calcolare il determinante della matrice 2x2 individuata cancellando la prima riga e la seconda colonna. Prima riga, perché è sempre la prima riga? Perché ho deciso di espandere per i versori. Quindi sono A, e devo fare il determinante della matrice, questa matrice qui, quindi avrò AX per BZ meno AZ per BX. Conclusione, il vettore C per cortesia. Ok? Guardate come questo qui
proprio perché vale meno 1, meno 1, 1 più 2 vale meno 1, allora è questo quello che ha il segno meno, e questo è quello che ha il segno più. Vedete? Dovete padroneggiare questo, perché sarà questa la tecnica che useremo agli iscritti, agli orali. Poi voi potete fare come volete lo scritto, a patto che il risultato sia corretto. Ok, credo che sia l'ora di fare la pausa. Sì, manco un...